Arriva l'ora di cena. Gabriele si unisce ai suoi compagni. È l'ora della resa dei conti. Un attimo di attenzione. Signor Di Chiara? No, tutti speravano che fosse un'altra persona. Lo sai, no, Kevin? Ho visto che Gabriele, ho visto che guardava male un po' me e Michael. Gabriele è tornato. È tornato che stava una faccia. Ma è sbattuto, è un morto. Com'è andata? Oh, dove sei stato? Dove sei stato? Sì, raga, però è sgravato, cioè, lo dico. Dove? Quello il preside inizia a dire che siamo stati illustrate e la vedo te. Te ti dovevi fare male. Ma però mica è colpa mia che ha detto così adesso. Che oggi in dipendenza per me. Sì, grazie mille. È sera, i ragazzi, in assenza di occhi indiscreti, non trattengono più le parole. Sinceramente, cioè, no, finì così, perché te ne è che... Ah, qui è colpa mia che è finito così. Tra te ti sei parato il culo, questo è come la penso io. Sì, tu puoi parlare il culo. Quando ci dicono là davanti al preside, tu sei, io sono la mente, tu sei il braccio, tu fai, esci e ridi. Invece assumerti le tue responsabilità. Esco e rido. Io mi sono messo a ridere. Ci siamo messo a ridere in due. Beh, la sostanza è comunque che te ti sei parato il culo. Sì, io mi sono parato il culo. Tu... Gabriele fa che comunque c'ha il posto suo dove andare di mezzo io, ma in realtà anche lui voleva fare la cosa, no? C'avevo le lacrime qua, c'avevo per voi due. Sì, allora adesso mi viene a dire, cioè mi stai per dire che sono infame io. Io infame. L'infame non l'ho mai fatto in tutta la mia vita, lo vengo a fare qua l'infame. Vabbè, per me vigliaccheria è un termine che si può tranquillamente attribuire a Mattias in questo momento. Mi fido che stava Ivan piuttosto che Gabriele. A Mattias una bravata mal architettata è costata molto cara. Ma quando sembra tutto perduto, arriva qualcuno a fargli capire che non è solo. L'unica cosa che non mi è piaciuta di Gabriele è che anche se c'entrava cercava di svincolarsi, mentre io e Evan, sempre a testa alta, sì, tutti insieme. È quello che mi manca.